Antonella Clerici, quel ricovero che si è trasformato in incubo. Momenti tragici per la conduttrice. Tutti i dettagli. Tra le conduttrici televisive italiane più amate e seguite vi è senza dubbio Antonella Clerici. Considerata la regina del mezzogiorno, ha portato i programmi della grande emittente al successo. Il suo esordio televisivo avviene quando arriva in Rai negli anni 90 e gli viene affidata la conduzione di numerose trasmissioni sportive. E, negli anni 2000 però, che grazie alla conduzione de La prova del cuoco, Antonella si afferma definitivamente come volto di punta della Rai. Oggi la trasmissione è stata sostituita con E, sempre Mezzogiorno, di cui è attualmente al timone. Da quel momento sono seguite altre conduzioni, tra cui Il Ristorante, il Festival di Sanremo 2005, Il Treno dei Desideri, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, il Festival di Sanremo 2010, La terra dei cuochi, Sanremo Young, il remake di Portobello, Lo Zecchino d'Oro 2019, fino ai recentissimi The Voice Senior e The Voice Kids. Antonella Clerici, brutto momento per la conduttrice. Antonella Clerici è una conduttrice molto amata non solo per la sua grande professionalità, ma anche per la sua capacità di entrare in empatia con il pubblico a casa. Per questo motivo, quando le succede qualcosa di brutto, i suoi fan sono i primi ad allarmarsi. In questi giorni, infatti, una grande preoccupazione ha invaso i fan e amici della presentatrice a causa di un intervento a cui si è sottoposta. Di questo ne ha parlato direttamente la Clerici. Scopriamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo. Il ricovero e l'asportazione delle ovaie. Sul suo profilo Instagram, Antonella Clerici ha pubblicato un post su Instagram in cui la si vede in ospedale. Sotto l'immagine, la didascalia e il racconto di quello che le è successo. Tutto è iniziato, come si legge nelle sue parole, quando giovedì scorso la presentatrice arriva a Roma prefiggendosi di raggiungere la sua amica e di andare a Napoli in occasione del concerto di Gigi D'Alessio. Questo pensiero viene però interrotto dal suo ginecologo, che le ricorda di dover controllare una cisti ovarica. Da quel momento ha inizio la tempesta. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie, scrive la conduttrice. Per fortuna tutto è andato per il meglio, ma Antonella Clerici ha scelto di condividere ciò che le è successo per lanciare un messaggio molto importante: la prevenzione. Con questi esami, si possono prendere in tempo malattie che nei casi più gravi conducono alla morte. Pertanto, come ricordare la Clerici non va mai, mai sottovalutato. Poi la presentatrice ha concluso ringraziando davvero tutti, dal ginecologo, a tutti l'equipe medica che le è stata vicina. Anche ai suoi tanti amici colleghi ha comunicato i suoi ringraziamenti, i quali le hanno manifestato tutti una grande vicinanza.